nostro viaggio in Molise torna a Castelmauro per seguire insieme a voi i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Salute. Come vedete sono tantissimi fedeli che anche quest'anno hanno condiviso e partecipato alla suggestiva fiaccolata. Il maltempo ha concesso una tregua e tutto si è svolto sotto le stelle, accompagnato anche dalla luna. Allora restate con noi per seguire tutti i momenti di questa festa e condividere una tradizione che si perde nel tempo. Sono numerosi i pellegrini che arrivano dai paesi limitrofi, anche da fuori regione. Voi da dove arrivate? Noi arriviamo da Milano. Ma in vacanza in Molise? Sì, sì, sempre in vacanza in Molise. Tutti gli anni, ogni 2 o 3 mesi siamo sempre qui. Ora un momento di preghiera qui al Santuario di Castelmauro, la Madonna della Salute. Sì. Emozione molto forte, signora? Sì, tantissima, perché dopo tanti anni, quest'anno fortunatamente, sono riuscita a venire per la festa. Lei è legata a questo comune? Tantissimo, sono nata qua. Ah, è nata proprio a Castelmauro? A Castelmauro, sì, sì. Di cosa significa tornare qui poi raggiungere questo santuario così particolare? È un'emozione grandissima, veramente bellissima, grandissima, davvero, tanta. Si torna a Milano con un cuore più ricco? Con un cuore più ricco, con un cuore più di preghiera e con la speranza che questa Santa Vergine ci aiuta a tutto, questo mondo brutto che viviamo. Incontriamo José Luis insieme a Maria, Michele, che arrivano. Arriviamo dal Venezuela, stiamo giorni di vacanze, c'ho mia madre che sta in Guardia Alfiera e altri parenti come cugini. Oggi a Castelmauro. Oggi a Castelmauro per la devozione, la prima volta per la devozione. Un luogo molto particolare, suggestivo. Sì, suggestivo e di tanta devozione, no? Una devozione quella dedicata proprio alla Vergine Maria, diffusa tanto anche in Venezuela, in America Latina. Sì, incluso nel nostro paese, là, si chiama Barquisimeto, c'è una Madonna Divina Pastora che è considerata la seconda più grande dopo quella di Guadalupe di Messico. Quindi si condivide la preghiera, la devozione anche tra i continenti. Sì, siamo fratelli ante la Chiesa. E a voi piace qui a Castelmauro la Madonna della Salute? Sì, sì. Allora vogliamo fare un saluto proprio qui dal Molise che poi si potrà vedere anche in Venezuela, ok? Ciao, saluto. Saluti. E ricordiamo sempre che grazie al nostro sito internet www.telemolise.com nella sezione speciale trasmissioni Viaggio in Molise si potranno rivedere proprio tutte queste puntate dedicate ai vari momenti, alle tradizioni, alla storia della nostra regione. Grazie. Grazie per l'intervista. Grazie. Preghiamo per il paese del Venezuela che in questo momento sta in una situazione un po' difficile. E che questa Madonna pues, ci aiuta ad andare avanti. Grazie. Si torna qui con grande coinvolgimento. Sì, proprio con la devozione, perché siamo nati qui a Castelmauro e la Madonna della Salute ce l'abbiamo nel cuore per tutto il mondo e veniamo tutti gli anni, anche dentro la settimana, quando si può fare la visita alla Madonna. Sto tanti anni fuori, mo che sto qua, ci vengo, sto a Termoli. Allora io sto all'estero, in Belgio. Herstal? Herstal, ogni anno ritorno qua per la festa, la devozione, perché mi piace, ce l'ho nel cuore. Vivere in Belgio e tornare a Castelmauro, cosa significa?
significa ti richiama il paese, cosa vuoi fare? Il cuore. Poi c'è questa forte devozione per la Madonna della Salute. Una grande devozione ci abbiamo noi, sì. Si torna quindi poi in Belgio, si tornerà in Belgio con un animo più forte, rinnovato. Sì, sì, più forte, più pacifico. In tanti raggiungono il santuario della Madonna della Salute, si incontrano, si intrecciano anche tante storie. Siamo con Mario Dionisio, io sono nato nel 52 e sono andato via a 14 anni da Castel Mauro per motivo di studio, poi comunque di lavoro, e naturalmente quando si è via si è conosciuta una donna non di Castel Mauro e mi sono sposato a Varese. Sono venuto qui anche per dar onore alla nostra Madonna della Salute, perché quest'anno divento anche nonno e sono commosso. Farò una preghiera anche per la mia prossima nipotina e niente, sono sempre stato fedele alla nostra Madonna. Speriamo che ce la mandi buono il tempo e di fare una buona festa. Auguri. Grazie. E siamo con Nino Dionisio Giovanni. Io sono partito nel 1966 da Castel Mauro, sono 50 anni fa, e ho lavorato sempre ditta internazionale, Italia, Milano, poi Germania, Olanda, Belgio, sono sempre ditta internazionale. Poi mi sono sposato in Belgio, vivo in Belgio, ho casa. Dove è il comune? Erstal. Allora, quasi tutti gli anni vengo alla festa, anche per 3 giorni. Sono venuto oggi e domani, riparto domani. Perché si torna in paese? È perché sono il mio paese natale, per la Madonna ci tengo e vengo. È un, come dire, uno stimolo, un impegno, un qualcosa di forte che si avverte. Sono la radice, sono là, ho le sorelle qua, e vengo a vedere mia sorella, poi ho i miei genitore cimitero e mi sono fatto una passeggiata così. Okay. E in compagnia abbiamo anche mio cognato. Dei simili Giovanni, io sono venuto con mio cognato, insomma, per vedere la Madonna. Affezionato anche a Castel Mauro. Beh, normale. E poi noi siamo fratelli, ci rincontriamo la giornata. È anche un'occasione per incontrarci qui in questo momento, diciamo. Cioè, lui è partito dal Belgio, è arrivato qui, sono partito da Varese e ci siamo trovati qui. Non è che ci siamo trovati né a Varese né, capito? Questo è molto bello. Anche lui ci tiene, io ci teniamo. Lo sono andato a prendere a Termoli a passaggio con la macchina e ho noleggiato la macchina a Bari, e allora ho preso lui a Termoli e siamo venuti qua. E speriamo che sia una bella giornata, perché ci tenga assai per questa giornata qua. Un altro gruppo che arriva da Termoli, ma composto da castelmauresi, si rinnova la tradizione e la devozione per la Madonna della Salute. Sì, sì, e ogni anno noi cerchiamo di venire quando ci siamo, naturalmente, perché abbiamo una fede in Maria e oltretutto è della salute e ci assiste con la speranza. Auguriamoci che ci possa assistere in tutto, salute del corpo e salute dello spirito. Tutto. Si condividono quindi anche tante iniziative, stasera ci sarà la fiaccolata, poi speriamo che il tempo ce lo sia permetta. Aperto, quindi speriamo che il tempo ce lo permetta, perché da come vedo sarà un po' difficile, ma confidiamo in Maria, giusto, in un miracolo.